Qualche giorno fa i tifosi della Juventus sono rimasti praticamente col fiato sospeso per l'incontro che riguardava il possibile ritorno di Paul Pogba. E quindi l'avvocato Rafael Pimenta era alla Continassa a Torino insieme ai dirigenti della Juventus per parlare di un possibile ritorno di Pogba. Ma attenzione, perché non si è parlato solo di questo, perché ci sono novità importanti da questo punto di vista. Tra l'altro io vi ricordo che tante notizie di mercato le trovate anche su OneFootball, quindi qui sotto in descrizione vi lascio il link, dovete semplicemente cliccare su questo link e automaticamente, gratuitamente avrete quest'app sul vostro cellulare, la migliore che c'è in circolazione sul mondo del calcio. E allora, non si è parlato solo di Pogba, è chiaro, Pogba era l'argomento principale, arriva bene, ha cercato di sviare nel prepartita di Juve, Lazio poi finita 2-2, tra l'altro gol di Milinkovic, altro giocatore individuato da Juventus come possibile giocatore per rinforzare il centrocampo, ma all'interno delle mura della Continassa non si è parlato soltanto di Pogba, che era l'argomento principale, attenzione, l'argomento principale, il focus era su Paul Pogba, attenzione però perché si parla anche di altro. Si è parlato anche di Matthijs de Ligt. La dirigenza juventina infatti sta lavorando e sta pressando molto proprio l'avvocato Raffaella Pimenta per la situazione de Ligt. Eh sì, perché si sono approfonditi gli argomenti che riguardano proprio il possibile rinnovo di contratto di Matthijs de Ligt. Si è infatti vicino a un traguardo per una firma e quindi un nuovo accordo, un accordo trovato, raggiunto e ad un passo dall'essere firmato per Matthijs de Ligt, per che cosa? Per un prolungamento del contratto fino al 2026, che consente quindi alla Juventus di avere una sorta di pagamento dilazionato e una Juventus che quindi respira un po' di più con un accordo che prevede anche una clausola rescissoria però. Ed è questo il punto focale, perché la clausola da 120 milioni potrebbe scendere, potrebbe, diciamoci la verità, clamorosamente scendere. Si parla di una clausola rescissoria che potrebbe calare sui 100-90. E a quel punto comincia a tremare la Juventus. Attualmente lui guadagna 12 milioni, ma attenzione, perché l'idea è quella di prolungare fino al 2026, scendere come clausola rescissoria, ma scendere anche di ingaggio. Quindi consentire al ragazzo di avere un ingaggio un po' più lungo, la Juventus di avere più potere contrattuale, avere comunque una clausola rescissoria che consente quindi al ragazzo di, una volta, se c'è una squadra che lo vuole, paga 90, lui accetta e va, ma intanto la Juventus si cautela perché ha il giocatore fino al 2026, perché la Juventus ha capito l'andazzo in questo momento che c'è in Europa. Perché tanti procuratori stanno lavorando per portare tutti i loro giocatori quasi in scadenza. Ormai è un mercato che va tutto in scadenza, se ci fate caso. Solo negli ultimi anni si stanno trasferendo in scadenza. Pogba, Donnarumma, Messi, Kylian Mbappé, Di Maria, sono nomi incredibili. Paolo Dybala, sono tantissimi nomi, sono solo alcuni, ma quasi tutti i più grandi giocatori attualmente vengono portati a scadenza dai propri procuratori per avere delle commissioni importanti, per poter scegliere loro i propri obiettivi, per scegliere loro le proprie squadre. Insomma, è una situazione che si vuole evitare con Matthijs de Ligt. Pagato 75 milioni, non si vuole andare incontro a un'altra situazione del genere. E ora, quindi, arriva bene, cosa fa? Dice, io accetto la possibilità di perderlo con una clausola, ma non accetto né di perderlo a zero né tantomeno di avere questo ingaggio sproporzionato, quindi non può guadagnare di 12 né deve guadagnare per forza di meno. Guadagnarne di meno però, ripeto, vuol dire però dare un dare avere, e quindi cosa dà in cambio? Una clausola che da 100 milioni, 120 passa a 90 milioni, e quindi con un importante tempismo la Juventus potrebbe aver trovato un accordo per quanto riguarda il rinnovo di Matthijs de Ligt. Perché? Perché de Ligt è il primo a dire occhio, io non è che voglio fare come questi giocatori che vanno in scadenza, io non ti lascio qui in mezzo alla strada, io mantengo le mie promesse, anzi c'è da rinnovare, rinnovo. Allo stesso tempo però de Ligt dice, però allo stesso tempo abbassami la clausola, perché se io vedo che questa squadra non va, se vedo che questa squadra non aumenta il livello, qui da quando sono arrivato ho vinto un campionato, anzi ho vinto due campionati, ma in Europa non si è vinto niente, se tra 2-3 anni c'è un Bayern Monaco, un City, un PSG disposto a pagare 90 milioni, lasciami la libertà di poter andare. È chiaro che però la Juventus, facendo così, fa un, secondo me, un ragionamento molto intelligente.
perché il contratto è in scadenza per Delict nel 2024. Facendo così tu lo porti al 2026, quindi hai ulteriori 2 anni per star tranquillo e puoi allo stesso modo stare un po' più cautelato. Attenzione però, perché? Perché tu Juventus prolunghi un giocatore anche perché sai che negli ultimi anni hai perso dei giocatori importanti lì dietro. In pochi anni la Juventus ha perso Romero prima, anzi Barzagli prima, Romero, Demiral, oggi Chiellini. Rimangono Bonucci e De Ligt. Non c'è altro. C'è Gatti che arriverà dal Frosinone, ok. C'è Rugani che non ha convinto in Europa. In campionato sì, fatto bene, ma sicuramente non è un giocatore su cui può puntare per quanto riguarda la Champions League. Quindi è chiaro che la Juventus, puntellando De Ligt, ha puntellato forse l'unico grande baluardo di una difesa che ormai non ha più punti di riferimento, perché si è passati alla BBC gloriosa con Barzagli, Bonucci e Chiellini, capitanati da Buffon alle loro spalle. Oggi c'è soltanto Bonucci, che però quest'anno ha dimostrato di non essere più fisicamente a quei livelli là. Cioè, mentre qualche anno fa, rispetto a Barzagli e Chiellini, lui fisicamente non ne saltava una, perché Bonucci prima, fino all'anno scorso, non ne saltava una, quest'anno ha avuto parecchi problemi fisici. Parecchi problemi fisici che hanno portato a stare lontano dai campi per un po'. Quindi la Juventus ha fatto di necessità virtù, che tanto ha giocato Chiellini, poi De Ligt, poi Rugani. L'anno prossimo non ci sarà più Chiellini, arriverà Gatti, ma tu come unico pilastro di questa difesa ormai hai soltanto veramente De Ligt. E quindi secondo me questo ragionamento qui, cioè quello di poter prolungare il contratto al ragazzo proprio De Ligt, è un segnale importante, un segnale di forza e di voler confermare questo ragazzo, anche se poi c'è una clausola che scende. Attenzione, però a volte anche nel calciomercato si fa di necessità virtù, si lavora anche di compromessi in qualche modo. Quindi di fatto è una Juventus che fa questo tipo di colpo, chiamiamolo così, cioè il rinnovo di De Ligt, che è un rinnovo importante e che va a seguire quel filone là che sembra quasi abbandonato, perché ora tutti stanno parlando di Juventus che punta più su, non più sui giovani ma sui giocatori più anziani. E no, perché di fatto la Juventus negli ultimi anni ha preso De Ligt e ora lo sta rinnovando. Ha preso Vlahovic, ha preso Chiesa, ha preso anche Gatti che ha 23 anni, ha preso Locatelli e McKennie. Insomma è una Juventus che a livello di giovani c'è. Non possono però essere tutti giovani, o quei giovani che vanno presi come De Ligt, cioè giocatori che siano sì giovani ma subito di un certo livello. Ed è chiaro che nel mondo del calcio non si chiamano tutti De Ligt, non si chiamano tutti Vlahovic. Ci sono anche i giocatori che hanno bisogno di un po' di esperienza, ci sono i giocatori che arrivano dall'Under 23 e prima di arrivare in prima squadra devono farsi un po' di rodaggio all'interno proprio delle varie squadre di Serie B o in Serie A. Voi cosa ne pensate di questa vicenda? Perché è chiaro che molti potrebbero dire: ma perché accettare queste condizioni? Perché far scendere la clausola rescissoria? Forse era meglio lasciare il mondo com'era e cercare poi di venderlo. Io credo che la Juventus invece abbia fatto benissimo, perché mettere un punto sulla possibile cessione di De Ligt era importantissimo. Per me De Ligt è il difensore più forte in circolazione in Italia sicuramente, e lo diventerà anche in Europa. Non ho dubbi. E chi critica De Ligt, che è un ragazzo di 22 anni, credo che abbia veramente visto poco, poche partite, e non ricordo a memoria un difensore a 22 anni con la sua leadership, con la sua capacità. Quindi stiamo parlando di veramente di tanta roba. Ditemi la vostra, visto tra i commenti.